Ciao a tutti! Allora, ho chiesto a voi ragazze di dirmi cosa vi piace e cosa non vi piace del comportamento dei ragazzi e adesso scopriamolo un po'. Allora, iniziamo con il primo commento che l'hanno scritto in tante e secondo me hanno proprio ragione. Allora, non mi piace quando in chat fanno i principi azzurri e poi quando li incontri non ti salutano nemmeno. Ma infatti è una cosa che non ho mai capito. Allora, dei miei amici infatti, tipo erano fidanzati, mi ricordo che tutti lo sapevano, però nella mia classe non si parlavano proprio, non si guardavano, non dicevano niente, proprio zero, non si salutavano nemmeno, però tipo il ragazzo parlava, scherzava, proprio pensava a tutte le ragazze e ragazzi della classe, la scuola, ma la ragazza no. Non so poi perché, se si vergognano, qual è il problema, però anche a me a volte è capitato. E poi mi ricordo che un'altra coppia di miei amici è uscita con un'altra coppia per mangiare fuori, però il ragazzo di una coppia non ha parlato proprio con la ragazza, proprio zero, non l'ha neanche guardata, salutata, niente proprio. Poi però la ragazza dell'altra coppia ha detto: scusa, ma perché non parli con la tua ragazza? Parla un po' alla tua ragazza, poverina. Cioè, e indovinate un po' cosa ha detto il ragazzo? No, perché, scusami, perché devo parlare con la mia ragazza come se fosse una cosa strana che il ragazzo quando esce parla con la ragazza? Guarda, nessuno al mondo lo fa. Allora, il secondo commento, che l'hanno sempre scritto in tante, che giudicano le femmine dal lato B e dalle... Sì, è vero, perché non so perché si basano sempre solo su quello, però devo dire che dovrebbero basarsi anche sulla bellezza e la simpatia. Allora, il terzo commento. Il fatto che non sappiano riconoscere se una ragazza è innamorata di loro. Infatti non so perché nessuno capisce, cioè tipo certi ragazzi fanno proprio delle mosse, però certi ragazzi non capiscono niente. Cioè, cosa dobbiamo fare per farvi capire che noi siamo innamorati? Cioè, come facciamo? Anche se con un cartellone scriviamo ti amo, secondo me comunque non capireste. Allora andiamo avanti. Quando non sono sinceri. Infatti certi ragazzi pensano che noi siamo scemi e quindi possono dire tutte le bugie che vogliono. E infatti un esempio di una bugia potrebbe essere tipo che il ragazzo non si è fatto vivo proprio zero su WhatsApp e tu dici: ma che è successo, non ci sentiamo da parecchio, oggi proprio non hai scritto niente. E il ragazzo dice: no, guarda che io in generale non ho proprio acceso il telefono, non l'ho proprio usato. E poi tu: ah ok, poi vai a vedere su Instagram e ha fatto un miliardo di like su mille foto. Allora, adesso vi dico il commento più gettonato di tutti, che hanno scritto in tantissime e che ne reagirò anche più di una, che alle ragazze piacciono i ragazzi dolci ed educati e non gli piacciono i ragazzi che se la tirano. Adesso me ne leggo qualcuno. Mi piace quando sono gentili con tutti e odio quando si credono chissà chi. Poi, mi piace che sono dolci e odio quando fanno gli beep. Allora, andiamo avanti con un altro commento. Allora, mi piacciono i ragazzi bravi e dolci e non quelli che prendono le cose a scherzo. Ok, un altro. Mi piace il fatto che certe volte sono dolci e possessivi, mentre non mi piace quando si comportano in modo maleducato. Ancora un altro. Mi piace quando sono educati, non mi piace quando si credono chissà chi. Quindi ragazzi, per conquistare una ragazza non dovete essere duri e cercare di essere fighi. Seguite il mio consiglio, dovete essere gentili e educati, perché pure a me non piacciono i ragazzi maleducati, duri e cattivi. Quindi seguite il mio consiglio. Adesso andiamo avanti con i saluti. Ok. Ciao Guia, ciao Lucrezia, ciao Irene Sirene, ciao Angelica, ciao Benedetta, ciao Nicole, ciao Chiara, ciao Asia, ciao Lady, ciao Serena, ciao Vita, ciao Elisa, ciao Arianna, ciao Giulia, ciao Giorgia, ciao Supercat, ciao Jasmine, ciao Eleonora, ciao Ilari PS,
ciao Gianmarco, ciao Eleonora, ciao Patti, ciao Aurora, ciao Ludovica, ciao Sara, ciao Rosa, ciao Franci, ciao Marua, ciao Grazia, ciao Raf, ciao Andrea Cristina, ciao Ilenia, ciao Zoe, ciao Sofia, ciao Ayette, ciao Giulia Pace, ciao Linda, ciao Caterina, ciao Mati Mati, ciao La Burroni, ciao Chiara Penta e infine ciao Sofia Style 13. E vabbè ragazzi, spero tanto che vi sia piaciuto questo video e se vi è piaciuto mettete un bel like e ovviamente iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!